Amici sportivi, buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Pianeta Dilettanti, puntata in cui parleremo soprattutto, ve lo annuncio, di Serie D ed Eccellenza, una Serie D che dopo il turno infrasettimanale e la domenica appena trascorsa purtroppo ha confermato il momento poco positivo di Viareggio e Ghivi-Borgo, ma vogliamo dedicare ampio spazio in questa puntata al campionato di Eccellenza, dove ci sono tante versiliesi, ma anche una squadra che arriva da Capannori, da Lammari. Allora il direttore generale Vittorio Andreoni, buonasera, buonasera Vittorio. Buonasera. E poi siamo riusciti a portare in studio uno dei nuovi acquisti, un lammarese doc fra l'altro, il centrocampista Gianfilippo Dal Poggetto. Buonasera, buonasera a tutti. Gianfilippo. Buonasera. Purtroppo ringrazio sin da ora Vittorio perché è venuto qua in trasmissione nonostante una domenica sfortunatissima, sicuramente la maggior parte di voi lo sa, il Lammari che è riuscito, potremmo dire così, nell'impresa di perdere 4-3 contro il Gambassi, mentre vinceva 3-1 addirittura. Andiamo a rivedere il quadro completo dei risultati della seconda giornata di Eccellenza, il girone A ovviamente, che vede impegnate le squadre della nostra provincia: Albigna La Portuale 2-1, l'Arcianese San Gimignano 1-1, Atletico Piombino Urbino Taccola 1-2, Camaiore Real Forte Querceta 2-0, Forcoli Cuoiopelli 0-2, Gambassi Lamari 4-3, Pietrasanta Seravezza 1-2, Cenaia Castel Fiorentino 1-3. Classifica ovviamente ancora molto corta, due giornate, in testa Castel Fiorentino e Cuoiopelli, il Seravezza quota 4, è la prima delle lucchesi, segue Lammari a 3 insieme a Camaiore, poi Real Forte Querceta 1, Pietrasanta 0. Noi ieri non eravamo a Gambassi con le nostre telecamere, Vittorio, mentre parleremo vedremo un po' di immagini della settimana scorsa e della vittoria contro il Forcoli. Che cosa è successo ieri, Vittoria? Stavate vincendo per 3-1 e poi sconfitti 4-3. Ma diciamo che è successo un po' di tutto, perché dopo 10 minuti siamo rimasti indietro in 10 per doppia ammonizione al nostro giocatore, a Corumi. Poi siamo passati in vantaggio, loro hanno pareggiato, poi addirittura siamo passati sul 3-1 e poi si è un po' spenta un po' la luce, nel senso che abbiamo fatto qualche errore individuale magari da correggere leggermente, insomma, e purtroppo siamo andati a riposo sul 3-3, è iniziata la partita, dopo neanche un minuto abbiamo preso il gol del 4-3 e ci abbiamo provato con tutte le nostre forze a rimetterlo insieme, ma sono quelle domeniche strane che magari all'inizio quando sei rimasto in 10 dici ma come si farà, come si farà, poi vai sul 3-1 e magari pensi beh ce la possiamo fare, rimane un po' di amaro in bocca, ma siamo una squadra giovane, giustamente ci abbiamo da crescere, tanti errorini, poi piano piano le elimineremo. Assolutamente, c'è un dato che ti voglio rubare Vittorio, perché me l'hai detto tu prima dell'inizio della trasmissione, io non lo sapevo, pensate, il giocatore più vecchio, più anziano dell'Ammari ha 25 anni, quindi classe 90, io credo la squadra se non la più giovane, tra le più giovani assolutamente del campionato di Eccellenza. A difendere il primato dei giovani c'è anche Gianfilippo, e allora da giocatore dimmi un po' che cosa è accaduto ieri, lui, Vittorio, diceva forse un po' di inesperienza, forse quella sensazione di aver messo un sigillo alla partita vincendo 3-1, oppure c'è qualcos'altro, Gianfilippo? Ma guarda, ti posso confermare quello che ha detto Vittorio, eravamo dall'1-0, poi dopo l'espulsione, dopo neanche 10 minuti, trovarsi a giocare in 10 per più di tutta la partita è difficilissimo, soprattutto su quei campi là dove, insomma, fuori casa e tutto. Siamo andati in vantaggio, ci siamo fatti recuperare anche lì con un gol, insomma, un po' rocambolesco, e poi il doppio vantaggio. Forse ci siamo un po' rilassati credendo di aver già in mano la partita, e poi è successo che subito due gol nel giro di 2 minuti, neanche. E siamo andati a riposo sul 3-3 e poi appena iniziata la partita subito gol per loro. E dopo è diventata difficile anche perché loro si sono chiusi dietro. E noi, nonostante fossimo un 10, abbiamo provato, però non c'è stato niente da fare.
devi togliermi subito una curiosità, siccome conosco bene Stefano Fracassi, anche il suo modo, no, di allenare e di avere a che fare con i giocatori, eccolo lì, lo vediamo intanto sullo sfondo. Che cosa vi ha detto a fine partita? Vi ha brontolato e poi magari subito dopo una pacca sulla spalla, com'è andata? Allora, senti, sinceramente era abbastanza arrabbiato, diciamo, proprio nero, come viene soprannominato. Però anche lui capisce che siamo una squadra giovane e che c'è da lavorare, però capisce che noi tutte le domeniche per noi è una battaglia e ci mettiamo il cuore, nonostante abbiamo, come ti ho detto, siamo giovani, con poca esperienza, però niente, alla fine poi dopo ci ritroviamo martedì, come tutte le settimane, a lavorare e migliorare quel che dobbiamo diciamo, migliorare, via. Assolutamente. Vittorio, facciamo un passo indietro, ci spieghi o ci rispieghi, però ai nostri microfoni ancora non l'hai fatto, cosa è successo durante l'estate? Ci eravamo lasciati qua proprio a Pianeta Dilettanti, Lamari era salvo nel campionato di eccellenza, si parlava del futuro di un allenatore che probabilmente sarebbe cambiato, sei riuscito a far ritornare a Lamari Stefano Fracassi dopo la bella avventura con la Lucchese, purtroppo conclusa male, lo sapete, insomma, insieme a Guido Pagliuca c'è stata, no, la rottura con la società rossonera, però hai deciso di riaffidare a lui, o anzi l'hai convinto a traghettare Lamari verso una nuova era? È stata una decisione, prima ne abbiamo parlato insieme a Massimo Quigi, presidente, a Petrelli Fabrizio, alla gente magari che è sempre lì al campo, i dirigenti, quelli che sono sempre lì, si è parlato un po', si è visto che la problematica più grossa era ripartire con certi obiettivi, lavorare sui giovani, e il nome di Stefano Fracassi è venuto fuori come primo nome e di lì siamo cominciato ad andare a casa sua, a parlarne, a trovarsi. E lo abbiamo convinto a tornare, lui è tornato molto volentieri perché conosce bene l'ambiente, sa con chi lavora, la serietà che mettiamo, e cercare insomma insieme di formare un gruppo di giovani dove poter poi lavorare anche sul futuro, e in più cercare un gruppo di giovani magari del posto, senza andare a cercare tanti giocatori che vengono da lontano, che magari hanno un rimborso spese un attimino più oneroso, dove noi come budget abbiamo uno dei più poveri di tutta la categoria, ecco, e purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, però francamente devo essere, cioè io sono più che contento della squadra che abbiamo formato e il lavoro che sta facendo il mister, ma anche il mister Lavorini, il mister Bizzarri nella Juniores, stiamo lavorando proprio bene su questi giovani e loro stanno apprendendo, perché voglio dire, io vedo un impegno massimale di tutti e ci mettono il cuore. È chiaro, una partita come quella di ieri dove ci sono stati degli errorini così di gioventù si migliorerà, però io sono fiducioso al massimo, piena fiducia a tutta la squadra. Un budget decisamente diverso, ma non è una colpa, chiariamolo subito, lo hanno alcune squadre della Versilia, vi ricordo nel girone, ma l'abbiamo visto, 4 squadre della Versilia e poi il Lamari in questo campionato di eccellenza. Fra l'altro un saluto va anche agli amici di Rete Versilia, perché Pianeta Dilettanti da quest'anno poi va in replica anche su Rete Versilia. E allora le nostre telecamere ieri, per chi ci segue di lunedì, erano a vedere anche nella partita i due derby della Versilia. Cominciamo proprio da Camaiore Real Forte Querceto, alla fine la vittoria del Camaiore per 2-0. Queste sono due squadre che in teoria sono costruite per vincere il campionato. Tanti nomi importanti, l'ultimo è proprio l'acquisto di Nazareno Tarantino da parte del Camaiore. Ieri ha fatto il suo esordio. Ecco, facciamo due carte al campionato. Vittorio, comincia te. Quello che hai detto te è giusto. Quelle due squadre che si sono affrontate ieri sono due candidate per riuscire poi in fondo a vincere. Ma è un campionato molto equilibrato, dove tutte le domeniche devi andare a giocarti la partita della vita, perché sono tutte organizzate benissimo. Poi è chiaro che ci sono queste squadre, vedi anche il Camaiore, dove c'ha Tarantino, dove c'ha Sireno, dove è venuto quest'anno il nostro Battistoni, c'ha Tosi davanti, insomma sono squadre che sono attrezzate per poter fare il salto di categoria, ecco, credo che insomma lotteranno fino in fondo.
ma poi vedo anche un Pietrasanta a 0 punti, che non è la classifica reale, cioè questa classifica qui è tutta da rivedere, sono le prime partite, sono 2 partite chiaramente, no? Vanno viste, i valori dopo la 10ª, 12ª giornata cominceranno un po' a venire fuori. Ecco. Però il Lamari lo scorso anno, dopo 10-12 giornate, addirittura se non era primo era secondo. Eh sì, infatti l'anno scorso è stata un'annata un po' strana la nostra, perché siamo partiti benissimo, a volte le partite si mettono bene, basta poco che... C'è una linea sottile fra il vincere e il perdere, però certo. Sono messi bene, abbiamo fatto tanti punti nel girone d'andata, molto meno nel girone di ritorno, e questo ci ha permesso di poter essere salvi con una domenica d'anticipo. Noi, il nostro obiettivo è quello e rimarrà tale, e quando riusciremo a ottenerlo si farà una grande festa. Io spero prima possibile anche quest'anno. Gianfilippo, tu lo scorso anno dove giocavi? Allora, io ho fatto l'anno scorso, ho iniziato a Monza in Lega Pro, ho fatto metà anno, poi a gennaio mi sono svincolato, anche perché non so se avete seguito un po', insomma, i giornali o la televisione, è successo abbastanza, è fallita la società. Sì, sì. È ripartita quest'anno dalla Serie D nonostante si fosse salvata, e poi niente, da gennaio non sono riuscito a trovare una sistemazione e sono rimasto fermo, e poi mi è arrivata questa chiamata da Vittorio e dal mister, che sono andato a parlare, poi essendo di Lamari lo conoscevo già, e niente, ringrazio loro che mi hanno dato questa possibilità che serve anche a me per rilanciarmi, perché anche l'anno scorso facendo poche partite, e niente, li ringrazio, questa è la mia gratitudine per loro, perché mi hanno, cioè, con questo posso anche rilanciarmi, diciamo. Beh, assolutamente, chiaramente non rimani fermo, però dalla Lega Pro all'eccellenza, insomma, il salto è notevole, ci vorresti tornare tra i professionisti. Certo, però ora sono qua del Lamari, quindi devo pensare a far bene soprattutto con loro, e poi quel che è si vedrà poi dopo. Che tipo di centrocampista sei? Ma guarda, sono un centrocampista con abbastanza corsa e aggressivo, diciamo, un po' che fa lavoro sporco. Poi vabbè, gli piace giocare, anche se in queste categorie non è molto facile, però diciamo che vado più per essere incontrista, corsa e aggressività. Immagino che a mister Fracassi piaccia, è uno in mezzo al campo che morde le caviglie. Mister è uno di quelli abbastanza che vuole questa gente qua, che corre e che fa lavoro sporco, anche perché ci aiuta tanto il mister da fuori. È come se fosse un valore aggiunto, un 12° uomo, diciamo, perché ci incita per 90 minuti, sia che vinciamo sia che perdiamo, sempre là attaccato a noi, e vorrebbe giocare anche lui, ma purtroppo non può. Però sì, gli piacciono questi tipi di giocatori, diciamo. Eh sì, vabbè, ha dato Stefano, quindi insomma adesso può anche tra virgolette riposarsi in panchina. Ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo insieme, ripartiremo un po' dalla Serie D e da quello che è successo mercoledì scorso, ma anche domenica, con Viareggio e Gviborgo sconfitte e non hanno assolutamente meritato il KO in trasferta. Ci vediamo fra pochi secondi. Ancora insieme la seconda parte di Pianeta Dilettanti, vi ricordo insieme a me questa sera e anche insieme a voi Vittorio Andreoni, direttore generale dell'Ammari, e Gianfilippo Dal Poggetto, centrocampista della squadra capannorese. Abbiamo parlato nella prima parte di eccellenza, continueremo a parlarne, però adesso vorrei aprire una parentesi sul campionato di Serie D e del momento non troppo positivo per Viareggio e Gviborgo. Mercoledì scorso i 2 pareggi e poi domenica, per chi ci segue in prima battuta ieri, le sconfitte. Vediamo il quadro completo dei risultati di questa quarta giornata di Serie D. Colligiana Foligno 2-1, Gavorrano San Giovannese 4-1, Gualdo Scandicci 2-1, Montemurlo Viareggio 2-1, Pianese Gviborgo 1-0, Ponzacco Gubbio 3-2, Montecatini Poggibonsi 0-4, Sansepolcro Massese 0-1, Spoleto Città di Castello 2-1. Classifica che vede in testa la Pianese a quota 10, Montemurlo 8, poi Città di Castello, Montecatini, Sansepolcro, Ponzacco e Gavorrano, così come la Massese a 7 punti. Troviamo il Viareggio a quota 4, il Gviborgo fanalino insieme allo Scandicci con un solo punto.
Dunque, ovviamente non avete tanto spazio per seguire gli altri campionati, no? Perché ovviamente poi la domenica giocate il vostro, però un commento generale si può fare, anche perché sono due squadre, Vittorio, che lo scorso anno giocavano in eccellenza, il Viareggio ha vinto il campionato, il Viborgo è stato ripescato dopo una splendida stagione, addirittura ai playoff nazionali. Quanto secondo te stanno pagando le nostre due squadre il fatto di essere delle neopromosse? Allora, il discorso del Viareggio magari è un po' diverso da quello del Ghivizzano, perché il Viareggio magari con la piazza che ha sicuramente sa anche come poter ovviare a questi problemi di una neopromossa. Per il Ghivizzano magari è il primo anno in assoluto che fa la Serie D, qualcosina che magari non torna, magari qualche giocatore che forse sembrava che poteva giocare e poi magari non riesce, poi, insomma io tutti i giocatori nuovi non li conosco, certo. Però insomma parlando di un nome solo, Taddeucci, che ha fatto benissimo in Serie D, hanno preso un fior di centravanti, credo che insomma la dica lunga anche per quello che vogliono fare a Ghivizzano, perché se no, cioè, poi che siano partiti male, il campionato è talmente lungo che si può rimettere insieme qualsiasi tipo di risultato, credo. Assolutamente. Abbiamo un po' di immagini che vi avevamo già proposto nei TG, però direi di rivedere mentre parliamo, partendo dal Viareggio e della partita giocata sul campo del Montemurlo. Ha pagato la poca precisione sotto porta il Viareggio, poi anche qualche problemino, qualche errorino in fase difensiva. Anche in questo caso, tu lo accennavi, però c'è un allenatore nuovo, i meccanismi insomma non sono quelli oliati della scorsa stagione, quindi insomma poi si paga un pochettino, ecco, sicuro. Inesperienza. Poi c'è una linea sottile fra il vincere e il perdere, queste categorie qui. E voi ieri l'avete percorsa. Si è assaporata la vittoria e poi è venuta una sconfitta, ma è così, le partite sono tutte tirate fino in fondo. Ti deve proprio andare bene quella partita che vinci 2-0 senza soffrire, è quasi impossibile, cioè sono molto equilibrate le cose. Dimmi la verità, ormai che insomma è passato un po' di tempo, il Viareggio lo scorso anno era davvero la squadra più forte, secondo te? Ma la squadra più forte, secondo me l'ha dimostrato pensando che è partita anche per ultima, ha preso giocatori importanti per la categoria, insomma l'ha portata in fondo, è riuscita a vincere il campionato con una domenica di anticipo, credo che se lo sia meritato. Poi magari si pensava qualcosina di più dei Forte dei Marmi, perché sulla carta doveva essere la squadra da battere. Però secondo me, come ti dissi già l'altra volta, ha vinto la squadra che secondo me è giusto che abbia vinto. Un palcoscenico come Viareggio, secondo me già la Serie D gli sta stretta. Pensiamo all'eccellenza, come quando c'era Lucchese o quando c'era la Pistoiese. Cioè, sono città che secondo me meritano palcoscenici diversi. Magari noi siamo anche oltre quello che si può essere, però ce la teniamo ben stretta, visto e considerato anche quando si è sudato per riuscire ad arrivarci. Ma insomma, un comune come Capannori, al di là di tutto, insomma, si merita una squadra in eccellenza, sì, quindi Vittorio. Sì, sono convinto anch'io. Magari qualche aiuto in più dal comune non ci farebbe male, ma si ritorna sempre su quel nodo che sono un po', come ti posso dire... Io provo a metterci una buona parola, Menesini è stato eletto adesso nuovo presidente della provincia, ci proviamo. Speriamo. Gianfilippo, tu fra l'altro nel Viareggio hai giocato quando eri ragazzo, lo sei tuttora, quindi mi fa un po' sorridere questa cosa. Sì, vabbè, no? Ho fatto 3 anni a Viareggio, ho fatto allievi regionali, nazionali e poi metà anno di Berretti. Che avevi come allenatori? Allora, ricordi? Ho avuto allievi regionali. Simone Venturi e negli allievi nazionali, scusa, poi Berretti, D'Agostino e poi Bertolucci. Poi cominciò la preparazione con la prima squadra che c'era Rossi. E poi la carriera ti ha portato a... Ha fatto un anno di primavera a Livorno, dove tra l'altro ho giocato anche con Moscati, Ceccherini, insomma, giocatori che ora stanno giocando in Serie B, Bardi. E poi niente, di là ho fatto Poggi Bonzi, Savona, e poi ho fatto metà anno di Bellaria e infine l'anno scorso Monza. E purtroppo, vabbè, Monza abbiamo spiegato insomma com'era andata. Comunque, ecco, Viareggio hai lasciato un pezzettino di cuore, ti sei trovato bene? Ecco. Benissimo, guarda, anche quando abbiamo giocato quest'anno abbiamo fatto un'amichevole, ho ritrovato... Già, vero.
i ragazzi, diciamo, quelli più anziani come Fiale, Recolani, come Sergio Carnesalini, che sono, penso, dei giocatori con cui uno giocherebbe tutta la vita, perché sono sono persone bravissime, umili e che ti aiutano sempre, non come alcune persone, magari, sai, uno giovane allora viene un po', diciamo, un po' preso di mira, invece loro ti aiutano e sono esigenti. Bene. Abbiamo visto un po' di immagini di Viareggio e purtroppo di questa sconfitta sfortunata per 2-1. Vediamo anche un po' di immagini del Givi Borgo, appunto in trasferta sul campo della capolista pianese, adesso al comando con 10 punti da sola in testa alla classifica. Anche in questo caso, così come per il Viareggio, Givi Borgo, che non avrebbe affatto meritato la sconfitta, però il calcio è strano, vive anche di episodi, e dunque, insomma, i ragazzi di Fanani, che giocavano con la maglia gialla, in questo caso hanno pagato questo gol subito nel primo tempo. Fra l'altro, il Givi Borgo, che è costretto a giocare in casa al Porta Elisa, voi, Vittorio, lo scorso anno proprio contro il Viareggio avete dovuto giocare a Marlia. Dista da Maglia Lamari quanto ci sono? 3 chilometri? Sì, poco. 4. Però, ecco, non giocare sul proprio terreno incide un pochettino. Secondo me sì, perché te hai il tuo campo da gioco e preferisci giocare lì. È chiaro che poi ora magari Ghivizzano gioca in Serie D, insomma ci sono altri tipi di cose dietro. Ma certo, sì. Però insomma, avere un campo tuo dove poter fare il tuo fortino, dove dire qui siamo noi, siamo in casa, sai, un conto è giocare a Porta Elisa in un campo bello, per carità, ma ci mancherebbe, ci si giocherebbe volentieri anche noi, però se giochi in casa e nel tuo paese sei più contento, perlomeno io la vedo così. Diciamo che, ecco, l'effetto pubblico, che sicuramente sul campo del Givi Borgo si sente tantissimo, il Porta Elisa può averci anche 400 tifosi, sì, infatti, ma lo stadio grande diventa un problema. Diventa un problema e non senti molto il calore del pubblico. Quello è chiaro. Lo stadio più caloroso nel quale hai giocato, tu Gianfilippo? No, guarda, ti dirò, quest'anno penso sia una delle emozioni che non scorderò mai più nella mia vita, penso l'amichevole contro il Milan a Monza, davanti a, sono stati 5-6 mila persone. A Cipicchia. Addirittura titolare con lo speaker che urlava il nome tuo quando dava la formazione, penso che quell'immagine non mi passerà mai più dalla mente, credo, una cosa indescrivibile, per quel poco che, diciamo, ho giocato. Figuriamoci chi gioca davanti a 30-40 mila persone, quel che può succedere. Eh beh sì, assolutamente. No, infatti. Torniamo un po' a parlare del vostro campionato, perché ci rimangono gli ultimi 4-5 minuti di trasmissione. Vittorio, ovviamente parlavi, no, di obiettivo la salvezza, guardando avanti nel campionato. Il calendario, secondo te, come si mette, a parte il prossimo impegno, che domenica giocate in casa contro la Cuoiopelli? Hai dato un'occhiata durante le settimane? Io l'ho data un'occhiata, ma tanto dobbiamo affrontarle tutte. Noi dobbiamo anche pensare di affrontarne una alla volta, non pensare fra due domeniche si va a Albinia o da un'altra parte. Noi dobbiamo pensare intanto allenarci bene fra settimana, e questo sono pienamente tranquillo, perché fra il mister e poi i ragazzi ci mettono l'anima. E poi la domenica cercare di fare più punti che si vuole ogni domenica, sia in casa che fuori, perché noi abbiamo la possibilità sia di vincere in casa che fuori. Col cuore, le gambe, la forza, ci si può fare da tutte le parti. È chiaro che poi non riuscirei a farlo, però noi ci si prova e si affronta una partita per volta, come dice il nostro mister. La sconfitta che avete rimediato potrebbe, da un certo punto di vista, darvi una mano, Gianfilippo, no? È arrivata la seconda giornata, quindi c'è tutto il tempo di recuperare, e da lì avete capito forse come bisogna comportarsi, come gestire, tra virgolette, il risultato. Certo, guarda, questa sconfitta ci aiuta, soprattutto per vedere gli errori che abbiamo commesso e magari curarli in settimana anche col mister, che ci dà una mano magari a colmare queste lacune che abbiamo. Poi, essendo giovani, l'esperienza in questa categoria conta più di ogni altra cosa, e quindi noi tanto martedì ci ritroviamo a lavorare come tutte le settimane, testa bassa, convinti di essere una buona squadra,
la squadra di giovani che ogni domenica mette il cuore, ma tutto quello che ha. Arriviamo la domenica, finita la partita, che non ce la facciamo nemmeno a parlare, da tanto che lottiamo e corriamo. Sicuramente poi, ne siamo certi, il lavoro paga, no? Certamente. Da poi i risultati. Volevo chiedervi un'altra cosa, anche se siamo nelle battute finali. Siete usciti dalla Coppa Italia, che poi vabbè la fase regionale. Questa potrebbe essere, tra virgolette, una notizia positiva, perché uno si dedica solamente al campionato, Vittorio. Ma sai, perde un gallamento. No, nessuno, beh, per è carità, chiaro, no, certo. Perché poi uno dice, però. Però insomma, giustamente noi dobbiamo guardare al campionato e non siamo attrezzati per poter andare su due fronti. Poi abbiamo affrontato insomma una corazzata e giustamente poi le forze in due partite le abbiamo viste, è passato il Camaiore e vado avanti, spero che possa andare più avanti che può. Noi va bene anche così, ci dedichiamo al nostro campionato e testa bassa, come ha detto Gianfilippo. Allora, siccome so che Vittorio non lo può fare, perché insomma c'ha un grande gruppo, non può fare nomi, allora chiedo a Gianfilippo, secondo te chi sarà quest'anno la sorpresa, i due o tre elementi che si metteranno in evidenza nell'Ammari, così poi ti pagano da bere al prossimo allenamento, e che magari insieme a te altre squadre potrebbero già chiedere a Vittorio o durante il mercato di riparazione oppure a fine anno? Allora, così mi fai mettere subito la croce con i compagni di squadra. Allora, abbiamo giovani abbastanza bravi. Uno, secondo me, che è bravo è Kurumi, mezzala, anche lui centrocampista di forza, di corsa. Poi per me, parto dal presupposto che sono una squadra e sono intoccabili i miei compagni, quindi non ho preferenza, però se devo mi è messa alle strette, quindi devo decidere. E un altro giocatore che secondo me è Tucori Lia, che anche lui è 97, scuola Empoli, secondo me è buon giocatore, e può venire fuori, e mi piace anche Marchetti in difesa. 96. Per il resto poi dopo la squadra è quella e non li cambierei con nessuno, i miei compagni, né di Lamari, nessuno, diciamo. Vedi, Gianfilippo, ti ringrazio, no, perché appunto ti ho fatto sbilanciare, ma insomma è divertente, no? Sì, certo, assolutamente. Poi tanto domani ci vado io al campo, quindi poi dopo se la vede qualcuno, tanto ce l'hanno con me. Vabbè, non si possono citare tutti, te ne ho chiesti due o tre, infatti. Sì, certo. Vittorio, certo. Sei d'accordo? No, va bene, perfetto. Cioè, non ci sono problemi, anzi. Certamente. Poi sono tutti giovani, sì, che sono. Ok, allora prima di lasciarci abbiamo concluso, però direi di rivedere la regia e ringrazio Matteo Bedini che ce l'ha già fatta vedere. Vediamo il quadro completo della prossima giornata di eccellenza, soprattutto quando vedrete poi la trasmissione in replica nel corso della settimana. Terza giornata con Albinia Cenaia, Castel Fiorentino Atletico Piombino, Lammari Coiopelli, Marina La Portuale Camaiore, Real Forte Querceta Larcianese, San Gimignano Gambassi, Serevezza Forcoli, Urbino Taccola, Pietrasanta. E dopo tre giornate, 9 punti in palio, vedremo quale sarà la classifica finale, cominceremo a tracciare altri bilanci. Ringrazio Vittorio Andreoni, direttore generale dell'Ammari, e Gianfilippo dal Poggetto, centrocampista. Grazie. In bocca al lupo Gianfilippo, Crepi. Anche a Vittorio, ma soprattutto a Gianfilippo che poi scende in campo. Grazie a voi per averci seguito, torniamo fra 7 giorni, buon proseguimento.